Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. 900.000 giovani meno e una riduzione anche di quasi 7 milioni di persone in età lavorativa e anche poi un aumento invece di quasi 4 milioni e 8 di persone anziane. E quello che ci aspetta nel 2043, quando gli italiani saranno solo 55 milioni, di cui il 34% over 65. Avremo una riduzione della popolazione in età da lavoro con ripercussioni sull'occupazione e delle ripercussioni anche sulle pensioni per via della diminuzione dei contribuenti. Il futuro è già qui. Sono 39 le province italiane in cui il numero dei pensionati è superiore a quello dei lavoratori, il 37% del totale. Lo squilibrio soprattutto nel sud Italia. A Reggio Calabria, ad esempio, per ogni 100 pensionati ci sono appena 67 lavoratori. Ma nelle regioni più anziane del nord non va meglio, come ad Asti o a Savona o a Rovigo, dove il numero di pensionati e di lavoratori si equivale. Oggi abbiamo 1,45 lavoratori attivi per ogni pensionato. A noi basterebbe arrivare a 1,5-1,6. Il punto vero è che a ogni governo ci sono le eccezioni e quindi noi avremmo l'età legale di pensione che è la più elevata tra i paesi europei, 67 anni. La Germania raggiungerà i 67 anni tra 2 anni, ma l'età effettiva di pensionamento è meno di 62 anni, quindi siamo sotto la media europea di almeno 2 anni. Ma con questi numeri, fino a quando sono garantite le pensioni ai livelli di oggi? Basta che nessuno faccia più anticipazioni, il sistema va bene così. Se la politica vuole il consenso per le prossime settimane, e allora continuerà a fare le anticipazioni mettendo a rischio il sistema pensionistico. Se la politica fa come ha fatto il governo Draghi con quota 102 e il blocco a 42 anni e 10 mesi, il sistema regge per tutta la vita, non ci sono problemi. Quindi è una sfida di questo governo e di quelli che verranno.